apriamo una finestra con una bella iniziativa organizzata da Coop per il sociale. È un'iniziativa davvero meritoria perché parliamo, ricordiamo la Shoah. Il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria e quindi parliamo di un qualcosa di devastante, di tragico, un qualcosa che però non va nascosto. Bisogna far capire l'orrore del nazismo perché fatti del genere non abbiano più a ripetersi, soprattutto ora che in Europa spirano venti strani che rievocano fenomeni, ripeto, raccapriccianti. Auschwitz ritengo che sia una meta da vedere per capire la brutalità umana a cosa è arrivata. E abbiamo qui al mio fianco Teresa Nicoletti, che è responsabile per le politiche sociali di Coop, appunto per il sociale. Parliamo di questa iniziativa, una serie di elaborati, di disegni, di dipinti realizzati dagli studenti, dagli allievi della scuola Martellotta di Taranto. Come è nata questa iniziativa? Coop come l'ha voluta sostenere? Allora, questa iniziativa è nata l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo ripetuta proprio perché è un periodo in cui la xenofobia, il razzismo, insomma, è veramente diventata un'ondata preoccupante. Coop sostiene la memoria perché questi avvenimenti, gli avvenimenti del passato non si devono ripetere mai più. E quindi noi, grazie al contributo di Enzo, abbiamo in occasione di questo evento... Enzo, risolvo, lo sentiremo tra un po'. Certo. In occasione di questo evento abbiamo destinato la raccolta dei libri alla scuola Martellotta. Siamo andati a parlare personalmente col preside e abbiamo chiesto un piccolo contributo. Voi non immaginate possiamo vedere le meraviglie che i bambini hanno realizzato. Hanno realizzato delle vere opere d'arte, si vede che qui c'è il cuore. C'è il cuore di questi bambini che hanno recepito il messaggio e hanno sicuramente dato un'impronta importante alla memoria, proprio perché questi avvenimenti non si realizzino mai più. E passiamo ad Enzo Risolvo, che è socio volontario di Coop, un'iniziativa, dicevo, lodevole, perché l'educazione alla civiltà non è mai abbastanza. Questa iniziativa, si acquista il libro e poi lo si consegna qui sul banco, perché questa serie di libri acquistati a tema serviranno a riempire la biblioteca della scuola Martellotta. Enzo, ci conosciamo da una vita, il tuo impegno per il sociale è arcinoto. Come sta rispondendo la città? Meravigliosamente. Intanto va detto come ha risposto la scuola, e qui si evince: centinaia di elaborati in meno di due settimane. E quando si dice che la scuola è inserita nel territorio, noi ne abbiamo parlato una decina di giorni fa con il preside Cernò. Immediatamente tutte le scuole hanno realizzato, tutte le classi dell'istituto comprensivo Martellotta, con le insegnanti altrettanto sensibili, hanno realizzato questi elaborati e stanno venendo adesso i genitori con i bambini. E l'impegno è l'impegno sociale, l'impegno culturale e sociale, e quindi tutti questi libri, che quindi sollecitiamo un po' i collaboratori a portare i libri affinché ci sia la biblioteca della memoria. È una cosa che noi andremo a fare negli anni anche ad altre scuole, sperando lo stesso risultato. Io devo ringraziare la tua emittente, che è stata così sensibile, che appena te ne abbiamo fatto cenno sei venuto. Noi siamo aperti a ogni iniziativa per il sociale e soprattutto ogni forma di razzismo, di follia umana va debellata. Io dico, prima ancora che combattuta, anzi, l'obiettivo finale è debellare, perché io dico anche a qualche stupido di turno, perché così va definito, che inneggia al nazismo, a questi orrori, evidentemente parliamo di menti malate o menti talmente ignoranti che non conoscono questi eventi, e allora
facciamo vedere a che punto il genere umano si è annullato, ha rinnegato la propria identità in questi momenti. La conclusione l'hai tratta tu, quello che hai detto è proprio quello, il nostro pensiero, auspichiamo che quello che è avvenuto 70-75 anni fa non debba più avvenire, anche se qualcosa si sente, si raccoglie, speriamo che non... E queste iniziative servono proprio a debellare. Per concludere, dicevamo con Enzo... Ci sono ancora, c'è magari qualche piccola radice che va estirpata, ma va estirpata con la conoscenza. Esatto, va estirpata con la cultura, proprio perché chi inneggia ancora a questi eventi non sa di che cosa parla assolutamente, e quindi bisogna fare leva sulle nuove generazioni, insegnargli, fargli capire che questi sono cose che devono essere condannate, e quindi questa è un'iniziativa brillantissima, nel senso che i bambini, i genitori ci hanno fatto i complimenti perché questi bambini sono venuti, hanno voluto vedere il loro elaborato e hanno scritto dei pensieri, donando il libro, alcuni bambini hanno scritto il pensiero, quindi vuol dire che noi il nostro ce l'abbiamo messo.